webinar è fornire delle informazioni pratiche per intervenire sui portafogli in base alle indicazioni fornite dal Diamond Risk Control, un indicatore multifattoriale creato da Diamond. In particolare nel webinar di oggi vedremo come identificare ETF fondi che aumentano il rischio del portafoglio, come comparare il rischio di più portafogli e come ricalibrare il rischio di portafoglio seguendo le indicazioni fornite dal Diamond Risk Control. La frase con la quale voglio rappresentare questo webinar è una frase di Warren Buffett che dice: investire è semplice ma non è facile. Infatti sappiamo molto bene che il mondo finanziario è sempre più complesso. Siamo quotidianamente sommersi da informazioni, report delle varie case di investimento e molte altre informazioni da varie fonti finanziarie. Questo è una cosa sia positiva perché siamo quotidianamente informati, ma anche un aspetto negativo perché diventa sempre più difficile individuare le reali opportunità all'interno dell'ambito finanziario, non dettato ovviamente dalle emotività. Quindi, visto il periodo di mercato appena trascorso, è sempre più importante avere degli strumenti efficaci per il controllo del rischio di portafoglio, anziché puntare solo alla performance assoluta. L'indicatore che utilizzeremo oggi, visto già nei webinar precedenti, è il Diamond Risk Control, un indicatore multifattoriale, ossia composto da più indicatori di rischio, tra cui VAR, volatilità, Ulcer Index, massimo drawdown e fat tail, e fornisce una misura più stabile del rischio di portafoglio. Inoltre, con questo indicatore si possono individuare 5 tipi di portafogli, partendo da un portafoglio con rischio molto prudente, con un Diamond Risk Control che va da 0-1, fino ad arrivare a un portafoglio molto aggressivo, indicato da un Diamond Risk Control pari a 5. Per capire al meglio come interpretare i segnali di questo indicatore, in questo grafico, che fa riferimento a un arco temporale che va dal 2009 al 2011, abbiamo calcolato il Diamond Risk Control, rappresentato dalle barre rosse, per l'Euro Stoxx 50, il cui andamento storico si può vedere dalla linea gialla. Notiamo come nei 6 mesi precedenti al crollo di questo indice, il nostro indicatore di rischio si era fortemente innalzato. Questo era un segnale di iniziare a sottopesare questa componente all'interno del portafoglio e quindi regolare l'esposizione a questo mercato. In particolare, se noi avessimo definito un portafoglio aggressivo, quindi con un Diamond Risk Control pari a 4, sarebbe stato utile capire quale percentuale di componente azionaria io avrei dovuto assegnare al mio portafoglio per mantenere costante il rischio nel tempo. In particolare, le barre azzurre adesso segnalano l'esposizione a questo mercato. La linea gialla è sempre lo storico dell'Euro Stoxx, mentre la linea rossa è un portafoglio con Diamond Risk Control pari a 4 con questa percentuale periodicamente investita. Io posso vedere come nei 6 mesi precedenti alla crisi la quota ottimale per controllare il rischio del portafoglio sarebbe stata attorno al 20%. Aver seguito le indicazioni di questo indicatore avrebbe ridotto i drawdown all'interno del portafoglio. Vediamo un esempio più recente, da dicembre 2013 ad agosto 2015. Anche qui vedo come il Diamond Risk Control negli ultimi mesi stava innalzando, indice di iniziare a sottopesare questa componente all'interno del portafoglio. Sarebbe stato opportuno sottopesare questo indicatore, sempre per mantenere un Diamond Risk Control uguale a 4, riducendo questa componente attorno al 30%. Nozioni utili. Se voglio mantenere un profilo di rischio costante, in particolare un DRC uguale a 3, voglio capire come calcolare la percentuale di investimento in un indice per rispettare il profilo di rischio. Le ipotesi sottostanti sono che l'investimento è 100% nell'indice e il Diamond Risk Control dell'indice è pari a 6. Questa formula, che poi vi servirà anche per interpretare i valori numerici che questo indicatore vi fornisce, è la seguente. Innanzitutto io devo capire qual è il profilo di rischio prestabilito, dividere il DRC che ho prestabilito per il DRC dell'indice e moltiplicarlo per la percentuale investita nell'indice. In questo caso io ho il profilo di rischio in base al DRC è un livello 3, il Diamond Risk Control dell'indice è 6 e
ho il 100% investito in questo MINICE. Quindi la soluzione per mantenere un profilo di rischio pari a 3 devo avere un'esposizione del 50% in quel determinato indice. Proviamo a fare un altro esempio. Se io ho l'80% investito in un indice con DM risk control pari a 6 e un 20% di liquidità, voglio capire anche qui qual è l'esposizione che io devo mantenere in questo indice per rispettare un profilo di rischio con DM risk control pari a 2. La percentuale dell'indice per rispettare il profilo del DM risk control pari a 2 è pari a al peso finale, che è pari al 30% dell'80%, perché devo fare 2 diviso 6 per 80%. Quindi la soluzione finale è 26.4%. Questi brevi esercizi vi possono essere anche utili per poter metabolizzare e implementare questi segnali all'interno dei vostri portafogli. Facciamo qualche altro esempio. Se io ho un peso del 30% in questi indici azionari geografici con DM risk control pari a 9, il nuovo peso sarà pari a 9.9%, che è dato dal 33% per il 30%. E di seguito il ragionamento viene fatto anche per altri ipotetici indici. Bene, quindi questa formula è una formula che potete tranquillamente implementare all'interno dei vostri portafogli per capire come regolare l'esposizione per le varie classi di investimento. Adesso vediamo all'interno della piattaforma Exante, dove è implementato ed è disponibile questo indicatore, come interpretarlo proprio in un caso pratico. Io mi sono creato dei benchmark per vari indici, tra cui ho preso in particolare un azionario Frontier Market ed un azionario tematico. Iniziamo dall'azionario tematico. In questo caso, come azionario tematico, ho caricato un ETF che investe nell'energia pulita, mentre come azionario Frontier Market, che l'ho impostato già come benchmark, cliccando sulle due freccette mi porta il benchmark nella parte sopra. Ho caricato un ETF proprio su i Frontier Market. Perché ho caricato due indici, uno come portafoglio e uno come benchmark? Perché può essere utile confrontare anche il DM risk control, adesso lo vedremo dove poterlo trovare, tra due indici per poter capire quale è più o meno rischioso. Per capire il valore del DM risk control di questi indici basta andare sulla sezione statistiche, in basso a destra ho il numero del DM risk control per il portafoglio, in questo caso nell'azionario tematico, che ha un 10.27 DM risk control, e il benchmark invece, quindi l'azionario Frontier Market, che ha un DM risk control pari di 8.13. In questo caso, se io fisso un DM risk control per rispettare il mio portafoglio, quindi vorrei un DM risk control aggressivo, quindi con rischio pari a 4, dovrei investire circa il 50% in questo indice e circa il 40% invece nell'azionario tematico per rispettare il mio livello di rischio di portafoglio. Questa è come poter identificare il rischio di portafoglio per vari indici e varie asset class utilizzando il software Exante. Quindi, se state ricalibrando un portafoglio e volete capire quale percentuale assegnare a quella asset class, potete utilizzare questo metodo con la formula che vi ho precedentemente descritto per poter avere delle indicazioni pratiche su come utilizzare questo indicatore. Adesso vediamo come intervenire all'interno di un portafoglio in base al DM risk control. Innanzitutto prendo un portafoglio precaricato, chiamato esempio P, che ha questa composizione per asset class: azioni presi emergenti, geografici, settoriali, obbligazionari, in questo caso obbligazionari altri, in particolare convertibili, e governativi. Come benchmark adesso abbiamo lo stesso portafoglio, questo perché vogliamo mantenere il portafoglio originario e capire in base alle modifiche che facciamo se abbiamo migliorato o peggiorato il nostro grado di rischio. Andiamo sulla sezione statistiche e vediamo come i portafogli sono identici e hanno un DM risk control pari a 5.34. Allora, i passaggi sono molto semplici. Il passaggio principale è andare sulla selezione filtrata, Filter Selection, dal menu Category selezionare My Portfolio, perché a noi interessano solo, in questo caso, gli ETF che compongono solo il nostro portafoglio. Per capire quali sono gli ETF che mi stanno causando un problema in termini di rischio all'interno di questo portafoglio, imposto nelle lettere A, B e C
questi indicatori: drawdown a 3 anni, volatilità a 3 anni e ulcer index a 3 anni. Perché questi sono 3 dei 5 indicatori che costruiscono l'indicatore multifattoriale DRC. In maniera molto semplice, ordino per maggior volatilità, quindi vado ad individuare quei fondi che hanno una maggior volatilità, un maggior drawdown e un maggior ulcer index. Quindi sono quei fondi, quegli ETF in questo caso, che mi stanno aumentando il rischio. Faccio delle operazioni molto semplici, quindi non vado a complicare troppo il ribilanciamento. In questo caso, se vi ricordate, con gli azionari settoriali il damage control era pari a oltre 10, e questo infatti è lo stesso ETF, quindi lo portiamo a 50, perché riduciamo al 50%. Analogo discorso per gli azionari paesi emergenti, riduciamo il peso a 50, ed il 100 che abbiamo riscalato lo andiamo ad inserire nella liquidità. Andiamo sul portafoglio, clicco su liquidità e ci postiamo il 100 che abbiamo scalato, salvo, e ho il portafoglio aggiornato. Quindi vedete che dal grafico a torta si vede che ho sottopesato queste due classi e ho aggiunto liquidità. Adesso, per vedere se realmente ho riportato il rischio per i valori che io mi ero prefissato, quindi tra 3 e 4, andiamo a vedere come, in maniera molto evidente, il damage control di portafoglio è pari a 3.78, quindi rispetta il rischio di un profilo aggressivo rispetto al benchmark, che è il portafoglio originario, che è di 5.84. Con il portafoglio originario mi stavo assumendo più rischi rispetto a quelli che il mio profilo prevedeva.